È stata un'iniziativa bellissima, ben congegnata, perché era quello che noi volevamo, oltre al risultato che chiaramente da sportivi cerchiamo di raggiungere, il calore dei ragazzini, dei giocatori, dei tecnici soprattutto, che lavorano appunto nelle palestre per poter fare la pallamano uno sport sempre più importante. Questo era fondamentale, è stato bellissimo. È ovviamente anche un'occasione per iniziare a programmare quello che dovrà essere il cammino di questa nazionale. Esserci è il primo passo a questo punto per l'Italia, ha dimostrato non soltanto di esserci riuscita, ma di averlo fatto tramite una progressione, un cammino di crescita tecnico, tattico, mentale anche, e allora si va lì a giocarsela. Sì, di questo siamo consci, ne abbiamo già parlato, l'Italia ha strameritato nonostante il valore dell'avversario, per cui dobbiamo cominciare a non sentirci più tanto pallamanisti di Serie B. È ancora il momento di godere di questo successo, come lo è stato ieri. I ragazzi devono continuare a essere fieri, e poi ci sarà il momento in cui invece bisognerà dimenticarsi totalmente. Non dovremmo mai pensare di andare a fare quella gita in Danimarca che ci fa stare bene, ci fa sentire importanti, perché poi la mentalità deve essere un'altra. Non mi preoccupo di questo, perché se c'è una cosa tra i fattori più forti di questa squadra è proprio la mentalità, per cui i ragazzi sapranno sicuramente resettare e quindi ci faremo trovare pronti. Con la federazione abbiamo già parlato sabato, ho presentato un programma di massima di avvicinamento ai mondiali, è stato accettato, ho trovato un grande supporto e soprattutto ho constatato una consapevolezza da parte di tutti che questo è un momento, è un campionato, è un mondiale per tutti, per il bene di tutti quanti, e tutte le componenti che stanno intorno alla federazione, al movimento italiano, ne possono trarre beneficio, per cui lì siamo tutti quanti uniti. C'è un'unione attorno adesso alla nazionale, a questa nazionale, in tanti si stanno organizzando per seguirvi in Danimarca, che non è esattamente dietro l'angolo. Ecco, c'è un grado di passione che è cresciuta indubbiamente. E questo è il risultato. Purtroppo non è neanche giusto, perché noi abbiamo fatto le stesse cose sempre. Da tanti anni a questa parte lavoriamo in una certa maniera. La squadra si è comportata in una certa maniera, anche fallendo, anche giocando male, per cui è normale, questo è lo sport, solo che poi il risultato ti dà da una parte la certificazione del buon lavoro svolto e dall'altra parte innesca un effetto di calore, di affetto verso questa squadra che ieri abbiamo visto, toccato con mano, e questo è troppo importante. È importante nel movimento della pallamano non avere differenti gradi tra maschile, femminile, nazionali giovanili, beach. È importante che comunque ci sia un modello da poter da seguire e ambire, perché non dobbiamo mai dimenticare che è importante fare sport per tutti, a tutti i livelli. La base è straimportante, ma è straimportante anche che la base possa ambire a diventare giocatore della nazionale o qualificarsi per un mondiale in futuro. Non è un'estate di riposo, perché ci sono due campionati europei, uno under 20, uno under 18, quindi anche da questo punto di vista nella casa della pallamano la temperatura è stata alta, un po' per il caldo e un po' perché ci si è allenati in maniera continua. Adesso si parte con l'under 20. Sì, si parte con l'under 20 e si finisce con l'under 18. Non è una grande fatica, perché quando il lavoro ti piace, tu lo sai benissimo, non è una fatica. Ci sarà tempo poi per riposare, per fare altre cose. L'Under 20 si appresta adesso ad andare in Slovenia ed è vero, è stata l'ossatura di questa squadra, è stata sempre il campus del biennio precedente, ma non si è mai ritrovata in questo anno passato. La trovo un pochettino slegata e un po' giù di forma. Però abbiamo ancora 10 giorni per prepararci e tante nazionali non le hanno neanche 10 giorni per prepararsi, quindi non è una lamentela, siamo in linea. Per l'Under 18 è tutto diverso, perché veramente è una squadra che gioca bene a memoria, è ben allenata a livello fisico, le abbiamo visto in questi giorni anche nelle piccole amichevoli con l'Under 20,
nonostante la sconfitta con la Bologna ho visto una squadra viva che deve fare a meno di certi elementi fondamentali su cui avevamo posto la fiducia, si era basata anche la squadra, però è una rosa abbastanza completa da dover trovare le alternative, per cui dovremo in questi ultimi giorni, anziché trovare la forma fisica, trovare delle alternative di gioco proprio dal fatto che Gian Bartolomei, che aveva un ruolo centrale importante in due o tre ruoli, non c'è più, e quindi ecco, questo è il lavoro da fare per l'Under 18.